Martedì 22 giugno. Luca 7, 1-10. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, il Signore Gesù entrò in Cafarnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza. «Egli merita che tu gli conceda quello che chiede», dicevano, «perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga». Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: «Signore, non disturbarti. Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te. Ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io, infatti, sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me e dico a uno va ed egli va e a un altro vieni ed egli viene e al mio servo fa questo ed egli lo fa». All'udire questo, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande». E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Ci impressiona il legame di affetto e di cura che vediamo in questo centurione romano verso il suo servo, sapendo che era lo schiavo e con lo schiavo c'era un rapporto di sudditanza. Ma lui ha affetto e cura e lo cita in ultimo davanti al Signore Gesù e dice sì a dei soldati sottoposti e dice loro andate e loro vanno e dico al mio servo fa questo ed egli lo fa. Ecco, questo legame tra il centurione e il suo servo, di cura da un lato e di obbedienza dall'altro, ecco, il centurione lo rimanda al Signore Gesù. Dice, ecco, io mi pongo davanti a te così. So che tu hai cura di me e so che se tu dici qualcosa, le tue creature ti obbediscono. Non disturbarti, di soltanto una parola. E Gesù si ritrova in questo paragone, in questo legame, e lo rimanda al centurione, lo dice a tutti: non ho mai trovato una fede così grande. Ecco, Gesù vede il regno di Dio già all'opera in questo legame, il centurione verso il servo, ma anche il centurione verso Gesù, questo modo di intendersi. Ecco, il regno è già vicino, aveva già detto nel primo annuncio. Il regno di Dio è vicino e lo fa notare alla folla, lo fa notare a tutti, lo fa notare anche a noi. Guardate, io vi dico, questa è una fede grande. Così è il regno di Dio. È un legame come questo, di affetto e cura e di obbedienza. Fa, oh Signore Gesù, che possiamo vedere il regno in questi legami attorno a noi. Fa che noi stessi possiamo costruire coi fratelli e con le sorelle, legami di cura e obbedienza come questo.